grazie per essere venuti, non ci aspettavamo un numero così. Vi ringrazio anche a nome del Centro Culturale Chesterton che ha organizzato la serata, ormai ci conoscete già, per cui non starò a dire tanto, è il nostro 4º anno di attività. Trovate tutte le vecchie conferenze nei DVD su richiesta oppure su YouTube o Facebook, perché siamo anche moderni. Chiaramente siete venuti qui perché non siamo delle cefotti, che ci parlerà dell'agnosi. Non so se avete presente il Signore degli Anelli. Bilbo Baggins dice una frase che mi è parsa molto simpatica e dice: conosco la metà di voi, solo la metà, e nutro per meno della metà di voi metà dell'affetto che meritate. E mi ha fatto venire in mente quanto poco si conosca dell'agnosi. Si potrebbe parafrasare dicendo: la metà di noi conosce l'agnosi solamente a metà e meno della metà ne attribuisce metà dell'importanza che merita. Per dire insomma che è un tema di cui si conosce poco adesso, diciamo, è stata fondamentale, è stata fonte di grandissime eresie nella storia della Chiesa, ma purtroppo è alla base anche dei problemi che ci sono nella modernità. Per cui passo parola a Don Samuele che ci spiegherà tutto. Grazie. Grazie. Grazie Monica e grazie al Chesterton per l'invito alla parrocchia di San Giovanni e a voi per essere qui questa sera. Io cercherò di affrontare questo tema non facile e che corre il rischio di diventare magari poco avvincente, perché uno già quando sente la parola agnosi, gnosticismo, insomma, pensa a delle realtà un po' così di scarso interesse nella vita magari di ciascuno di noi. Invece cercherò di rendere presente come queste realtà siano tutt'altro che irrilevanti anche nella nostra quotidianità. E faccio solo riferimento un attimo all'attualità del tema, che ci è stata ricordata recentissimamente anche da una lettera ai vescovi della Chiesa Cattolica emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, la Placuit Deo, in cui fra gli errori circa la salvezza operata da Cristo viene enumerato anche l'errore del cosiddetto neognosticismo, quindi il fatto che nel 2018, quindi pochi mesi fa, la Congregazione per la Dottrina della Fede parli del neognosticismo come uno degli errori più pericolosi, più insidiosi in questi nostri tempi circa la salvezza, ci fa capire come il tema sia tutt'altro che così privo di interesse. Iniziamo subito da una chiarificazione. Quando nel titolo di questa conferenza abbiamo parlato di gnosi, un primo dubbio potrebbe sorgere circa appunto il significato di questa parola. Infatti, se si sta ad una stretta etimologia, per gnosi, traducendola nelle lingue correnti, insomma in italiano, verrebbe fuori conoscenza. Allora, il primo interrogarsi è: come può essere la conoscenza qualcosa di antievangelico? Ecco, e quindi va precisato in che senso noi usiamo la parola gnosi. La parola gnosi ovviamente è intesa come la intesero quel particolare movimento religioso che fu lo gnosticismo. Quindi non intendendo la gnosi come una qualunque conoscenza, ma la conoscenza così come la intesero gli gnostici. Perché ovviamente se per gnosi intendessimo la conoscenza, ovviamente non solo non sarebbe anche evangelica, ma sarebbe qualcosa di pienamente evangelico. Perché il Dio che si è rivelato nelle scritture ebraiche e cristiane è un Dio che mai si oppone ad una conoscenza e ad una conoscenza razionale. E quindi il primo riferimento per comprendere l'ambito in cui ci collochiamo è quello di quel movimento religioso che fu lo gnosticismo. È un movimento religioso, io tendo a definirlo così, più che un'eresia, perché se si dicesse eresia lo si dovrebbe intendere come nativamente cristiano, cioè per essere eresia deve essere qualcosa che attiene alla fede cristiana e dalla fede cristiana poi devia. Ma lo gnosticismo propriamente si pone come una realtà alternativa al cristianesimo, anche se nel cristianesimo si inserisce. Infatti questo movimento religioso è contemporaneo al cristianesimo, cioè si colloca in quell'età ellenistico romana in cui si colloca anche la vicenda storica di nostro Signore Gesù Cristo e la prima predicazione della Chiesa. In questa stessa epoca si dà questo movimento religioso un po' misterioso, perché
si è molto discutato su quale ne fosse l'origine. Ad esempio, si contrapposero per lungo tempo due tesi fondamentali: quelli che vedevano nello gnosticismo una evoluzione delle correnti filosofiche greche, in particolare del neoplatonismo, e quelli invece che attribuivano allo gnosticismo un'origine orientale. Oggi si tende a mettere un po' da parte questo dibattito e a stare ai dati su cui c'è una certezza storica, e cioè a collocarne l'origine nell'area grosso modo siriaca, quindi grosso modo, e una diffusione lungo il bacino, nel bacino mediterraneo, appunto coincidente grosso modo con il periodo dell'evangelizzazione cristiana. Quindi si tratta di una vera e propria religione alternativa, potremmo dire così, però con una caratteristica che, essendo un movimento religioso che si concepisce come esoterico, cioè come portatore di un sapere iniziatico, non si contrappose mai in modo aperto al cristianesimo, come invece fecero altri movimenti religiosi, ma tentò un'operazione, potremmo dire, ermeneutica del cristianesimo, interpretativa, cioè si inserì all'interno del cristianesimo snaturandone il contenuto. E quindi noi abbiamo un cristianesimo gnostico, diciamo così, che in realtà, in quanto gnostico, non è cristianesimo, però si presentava come una interpretazione, anzi l'interpretazione corretta del cristianesimo, perché per gli gnostici, in quanto appunto portatori di una conoscenza esoterica e iniziatica, la versione ufficiale del cattolicesimo, del cristianesimo, cioè la versione, diciamo, della Chiesa apostolica, era un sapere rivolto al popolo semplice, potremmo dire così, ai non iniziati, mentre la loro versione del cristianesimo sarebbe stata invece quella vera, quella esoterica. E quindi noi abbiamo tutta una serie di scritti gnostici, anzi gli unici scritti gnostici che possediamo, che sono in realtà una presentazione delle idee gnostiche sotto forma di pensiero ebraico-cristiano. Quindi noi abbiamo dei testi, ad esempio pensiamo ai Vangeli apocrifi gnostici, non tutti i Vangeli apocrifi sono gnostici, ma ci sono Vangeli apocrifi gnostici, tra cui ad esempio il Vangelo gnostico di San Tommaso, oppure insomma ce ne sono anche altri, che presentano un Gesù che però non è il Gesù storico, è il Gesù, diciamo, della gnosi, come gli gnostici lo intendono. E quindi è molto difficile anche muoversi nelle maglie storiche che riguardano lo gnosticismo, perché appunto si celava dietro e all'interno della stessa comunità cristiana, ed è stata infatti una battaglia, la prima grande battaglia, potremmo dire così, dottrinale, che si è combattuta sul terreno della verità rivelata. Allora il mio, vi dico un attimo lo schema di questa chiacchierata di questa sera, così magari se esco fuori schema mi tirate le orecchie. E fatta questa precisazione, direi giusto due cosette sullo gnosticismo antico, quindi sul movimento religioso gnosticismo, giusto per capire, cercare di coglierne il dato essenziale, perché a quello che a noi interessa non è tanto un'analisi storica del fenomeno gnostico, non è magari neanche la sede, insomma, di fare un dibattito storico, storico-filosofico, storico-religioso, quanto coglierne il dato essenziale e vedere come questo dato essenziale corrisponda ad una tentazione perenne, cioè una tentazione che risale, come suggerisce anche il titolo della conferenza, ai progenitori e arriva fino ai nostri giorni, in fondo come una perenne tentazione anti-evangelica, una proposta, potremmo dire, radicalmente alternativa al Vangelo. Quindi questo ci porterà poi a vedere anche come nella modernità si dia una dimensione gnostica. Anzi, ci sono degli autori che vedono la modernità proprio come una realizzazione della gnosi. Allora, dicevamo che, quindi due parole sullo gnosticismo antico. Dicevamo che si colloca nell'epoca ellenistico-romana a fianco del cristianesimo, a fianco del cristianesimo. I suoi principi quali sono? Cioè, qual era il cuore di questo movimento religioso? Il cuore di questo movimento religioso era la gnosi, sembra una tautologia che lo gnosticismo abbia per cuore la gnosi, ma cerco di spiegare. Intendendo per gnosi una conoscenza che non è né la conoscenza razionale che parte dai dati sensibili, cioè la conoscenza per astrazione, per intenderci, quindi che parte dai sensi, quello che i sensi gli danno, e per astrazione giungo al concetto. Per i gnostici non si parla di questo tipo di conoscenza, quindi la conoscenza, diciamo, razionale.
Ma non si tratta nemmeno della conoscenza per fede, cioè di una conoscenza rivelata per grazia. Gli gnostici rifiutano anche questo. La gnosi, come intesa dagli gnostici, è un sapere appunto iniziatico che passa attraverso una interpretazione simbolico-mitica di alcuni dati, diciamo, trasmessi appunto iniziaticamente. Quindi si tratta di una conoscenza che non attiene né al dato di fede né al dato di ragione, ma è appunto una conoscenza mitico-simbolica relativa a un sapere che si trasmette iniziaticamente, quindi esotericamente. L'altro principio è il dualismo, ovvero sia tutte le varie sette gnostiche, perché poi quando si parla di gnosticismo si deve sempre precisare che non c'era una struttura unica, non è che esisteva un'unica struttura degli gnostici del bacino mediterraneo, ma c'erano tante sette gnostiche, tante correnti gnostiche, e però tutte caratterizzate da, accomunate da questi principi, tra cui appunto il principio del dualismo, ovvero sia una netta contrapposizione tra lo spirito e la materia, tra un Dio creatore e un Dio superiore. Quindi vedremo come per gli gnostici quello che noi quando diciamo creatore lo usiamo come sinonimo di Dio. Per gli gnostici non è assolutamente così. Il Dio supremo, l'essere supremo, non coincide con il creatore. Il creatore anzi è un demiurgo malvagio, perché avendo un giudizio negativo sulla materia, colui che plasma la materia e dal loro punto di vista vi imprigiona gli spiriti, ovviamente è un essere malvagio o comunque non, o comunque contrapposto al Dio supremo. Poi portano con sé anche una concezione, potremmo dire, liberazionista. Cosa intendo dire per liberazionista? Intendo dire che la loro visione della salvezza è appunto interpretata come una liberazione dalla materia e da ciò che è contingente. Quindi quando loro ad esempio interpretano gnosticamente Cristo, lo intendono come colui che ha liberato e ha rivelato all'uomo appunto le verità gnostiche, affinché l'uomo si liberi dai condizionamenti della materia e del finito. Questo comporta ad esempio per lo gnosticismo cristiano, quindi per quell'ambito gnostico che si è poi inserito e ha cercato di reinterpretare il cristianesimo, sì, ad esempio si traduce in un netto docetismo. Cosa significa? Perché sennò docetismo vuol dire affermare la non reale incarnazione del Verbo, cioè per gli gnostici Gesù Cristo non ha una vera natura umana, è solo la natura umana di Cristo è solo apparente. Quindi potremmo dire così: Gesù sarebbe un apparente uomo, cioè avrebbe assunto le sembianze di uomo, ma non sarebbe mai diventato. Quindi non ha una vera carne, non ha una vera natura umana, non ha una vera anima umana e così via. Semplicemente un'apparenza per rendersi visibile. E questo perché? Per ovvia ragione, perché se io giudico la materia un male, Dio non si unirà mai a questa materia malvagia che appunto deve sconfiggere, deve eliminare. E poi appunto, come dicevamo, questo sapere che si dà in modo, in forma esoterica, implica anche una distinzione dell'umanità in tre categorie. Queste tre categorie sono appunto notoriamente così presentate come gli ilici, gli psichici e gli pneumatici, cioè vuol dire gli uomini di materia, gli uomini di psiche e gli uomini di spirito. Ovviamente gli gnostici si autoriconoscevano negli uomini di spirito, cioè negli uomini pneumatici. Allora, di tutto questo movimento diciamo religioso, noi abbiamo sia alcuni testi che ci sono conservati, in particolare dal 1946 disponiamo della diciamo maggiore quantità di opere gnostiche, perché fu scoperta in Egitto questa biblioteca, diciamo biblioteca nel senso antico del termine, a Nag Hammadi, in cui erano conservati dei testi gnostici, tra cui il famoso Vangelo gnostico di Tommaso e altri testi. Quindi noi abbiamo alcuni testi gnostici, ma la gran parte delle nostre conoscenze sullo gnosticismo vengono dagli autori cristiani che li hanno combattuti, quindi in modo particolare Clemente Alessandrino, ma soprattutto Ireneo di Lione. L'opera principale di Ireneo di Lione, il Contro le eresie, è dedicata proprio alla confutazione dell'eresia gnostica, che lui intende come eresia, ma potremmo dire come la madre di tutte le eresie, insomma. E poi
dello gnosticismo si occupano anche altri autori in epoche anche successive, perché pur essendo l'epoca subapostolica quella dello gnosticismo, diciamo, la lotta contro queste tendenze si avrà anche in altri autori successivi. Pensiamo ad esempio allo stesso Agostino che scrive, e poi anche autori, appunto Tertulliano, insomma, adesso senza fare l'elenco, ci sono diversi autori e padri della Chiesa e scrittori ecclesiastici che trattano dello gnosticismo. Ecco, qui veniamo a un punto essenziale. Il punto essenziale è che tradizionalmente diciamo, il movimento gnostico è stato riconosciuto come fondato, ecco, vediamo il punto del tema dell'origine, fondato da Simone il Mago, quello che ci è detto aver tentato di comprare l'apostolato, l'essere apostolo. Questa però molto probabilmente è una, così, una riscrittura successiva. In realtà noi non sappiamo chi sia il fondatore dello gnosticismo, però sappiamo da parte gnostica stessa, quindi sappiamo perché lo dicono loro stessi, che loro si intendevano, cioè gli gnostici, intendevano se stessi come collegati ad una certa, potremmo dire, tradizione che interpretava positivamente ciò che invece nella Bibbia era giudicato negativamente. Mi spiego, così cerco di essere più chiaro. Ad esempio, una delle sette che componevano lo gnosticismo si definivano Cainiti, e non è un caso il nome, si chiamavano Cainiti proprio perché loro si ritenevano discendenti, diciamo, in continuità spirituale con Caino. Ma lo facevano a ragion veduta, ovviamente sbagliando, però non così, non era una buttata. C'era una logica dietro. E la logica qual era? Che ci aiuta a capire un po', iniziare un po' a entrare nell'essenza dello gnosticismo. Se, come loro sostenevano, ci sono due dei, un Dio supremo, buono, che totalmente sganciato dalla materia, totalmente spirituale, e poi invece c'è un Dio, il Demiurgo, il creatore, che sarebbe il Dio dell'Antico Testamento, quindi sarebbe il Dio che si è rivelato ai patriarchi, a Mosè, eccetera, che però è cattivo, è malvagio. Allora, se questo schema è lo schema fondamentale, evidentemente tutto ciò che il creatore ha impresso nella creazione, compresa ad esempio la legge, la norma, ciò che regola la, diventa un qualcosa da fuggire, perché sarà comunque un, potremmo dire così, un segno di prigionia che il creatore ha impresso alle sue creature. Questo cosa comporta? Comporta che ciò che per la Bibbia è bene, per loro diventa male, e ciò che per la Bibbia è male, per loro diventa bene. Per cui, ad esempio, i Cainiti, loro ponevano come personaggi modello tutti quelli che nella Bibbia sono personaggi pesantemente negativi, tra cui appunto Caino, ma non solo. Loro, diciamo, presentavano in positivo anche ad esempio Cam, ad esempio gli abitanti di Sodoma e Gomorra, fino ad arrivare a Giuda Iscariota. E relativamente a Giuda Iscariota loro compongono anche un Vangelo, questa comunità gnostica, appunto il Vangelo di Giuda, in cui presentano Giuda come l'unico, loro sostengono che Giuda fosse l'unico apostolo ad aver ricevuto da Cristo il vero insegnamento, l'insegnamento esoterico, e quindi Giuda sarebbe quello che veramente aveva capito qual era il messaggio di Cristo, e questo messaggio sarebbe consistito appunto nella lotta contro il creatore, nella liberazione dai limiti imposti dal Dio antico testamentario, e quindi Giuda sarebbe il discepolo per eccellenza, il vero apostolo, mentre gli altri sarebbero appunto dei puri, appunto, profani che non avrebbero capito l'essenza del messaggio. Questo chiaramente comporta un totale capovolgimento di quello che è la rivelazione cristiana, che però loro fanno, come avete visto, utilizzando personaggi, narrazioni, eventi della Bibbia, ma reinterpretati in chiave, diciamo, capovolta. Ha un'altra, diciamo, setta, chiamiamola così, un altro ambito dello gnosticismo che può rendere diciamo, chiaro questo capovolgimento della rivelazione biblica, è ad esempio la setta, abbiamo parlato della setta dei Cainiti, poi ce n'era un'altra che ad esempio loro adoravano il serpente del giardino, diciamo il serpente di Adamo ed Eva per intenderci. Perché?
perché loro vedevano nella tentazione del serpente, che per loro ovviamente non era una tentazione, ma un invito alla liberazione. Cioè loro in qualche modo dicono: è il serpente che tenta Adamo ed Eva alla ribellione contro il creatore, il primo essere, che ovviamente loro interpretano come un angelo positivo, cioè un essere positivo che sveglia l'uomo, apre gli occhi all'uomo e lo invita alla liberazione, che passa necessariamente per la ribellione al Dio cattivo creatore. Questo ci fa capire come veramente loro si pongono come un'antiscrittura, cioè capovolgono proprio radicalmente la rivelazione ebraico-cristiana, la rivelazione antico-testamentaria e novo-testamentaria. Quindi capite bene come la Chiesa ha dovuto lottare fin dai primi secoli contro tutta questa enorme opera culturale, esegetica, che tentava di presentare una nuova verità, ma addirittura dall'interno stesso del cristianesimo, riscrivendo la rivelazione. Ad esempio, e qui un altro punto che ci fa cogliere sempre a sprazzi, per poi arrivare a una sintesi, i dati essenziali dello gnosticismo. Per gli gnostici, lo stato decaduto dell'uomo, che loro riconoscono, anzi loro accentuano, cioè loro sottolineano molto il fatto che l'uomo è in una situazione deplorevole, situazione di grande, insomma, di grande decadenza, solo che loro la interpretano come? La interpretano attribuendo la caduta al creatore. Perché? Perché per loro l'origine dello stato, diciamo, di miseria umana è l'unione della componente spirituale dell'uomo con la materia, che è opera del creatore. Quindi se l'uomo si trova in uno stato miserevole è per via del creatore che ha creato il mondo materiale. Quindi vedete, tutto capovolto. Non è la libertà umana che ha determinato la rottura con Dio, ma è l'atto creatore che avrebbe determinato un mondo in cui l'uomo è prigioniero della materia. E questo cosa porta? Porta a considerare invece positivamente, come dicevamo, chi si oppone a questo ordine, fino ad arrivare ad una lettura positiva dello stesso Lucifero. Noi sappiamo che nella letteratura gnostica, nel mondo gnostico, Lucifero non è inteso come lo intende la rivelazione biblica e diciamo, l'insegnamento della Chiesa, cioè come l'angelo ribelle, precipitato e diciamo, imprigionato all'inferno, eccetera. Ma lo intende appunto come un liberatore, colui che per primo si è ribellato a questo ordine ingiusto, violento, crudele del creatore e ha poi suggerito all'uomo di fare altrettanto. E qui veniamo a, come si diceva, un po' dei punti, iniziamo un po' a trarre le somme per poi vedere nella modernità questo. Quando si parla della positività, ad esempio, del ruolo svolto dal serpente nel giardino dell'Eden, abbiamo visto che c'era addirittura un'intera setta gnostica che adorava il serpente, oppure si vede il ruolo positivo, viene presentato il ruolo positivo dello stesso Lucifero, che viene presentato appunto come il primo ribelle, ma per loro ribellarsi al creatore era una cosa positiva. Ecco che l'ultimo tassello da aggiungere per completare quel quadro è il discorso sulla conoscenza del bene e del male. Perché per loro, cioè per gli gnostici, il peccato, quello che per noi è il peccato delle origini, cioè appunto l'aver mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del male, venendo meno alla proibizione divina, loro lo interpretano come la assunzione da parte dell'uomo di una piena, potremmo dire così, autodeterminazione circa il bene e il male. Cioè l'uomo si rende finalmente libero da quelli che sono i condizionamenti e le norme date dal creatore. Questo per loro è un atto estremamente positivo, perché appunto fa passare l'uomo dalla condizione di soggetto al Dio crudele creatore ad essere libero, che si pone, come dire, totalmente padrone del bene e del male, capace di decidere lui il bene e il male delle cose. Questo già ci fa intravedere spazi che possono essere interessanti anche per i nostri tempi. Ma vediamo un attimo proprio a dire proprio due parole, perché capite, i temi, ogni tassello meriterebbe insomma ore di riflessione, quindi bisogna per forza fare tutto molto velocemente.
Dicevamo che il passaggio, forse il punto interessante di collegamento tra il movimento religioso dello gnosticismo dell'epoca ellenistico-romana e la modernità, più che farlo direttamente, cioè tentare un collegamento tra il movimento religioso e la modernità, lo si deve prendere paradossalmente allontanandosi dalla modernità, cioè tornando indietro nel tempo, cioè vedendo come ciò che si è dato in quella particolare epoca storica, in concomitanza con il diffondersi del cristianesimo nel bacino mediterraneo, in un movimento religioso, lo gnosticismo, in realtà esprime una tendenza dello spirito umano, potremmo dire così, permanente nella storia e che risale sino appunto ai progenitori. E questa tendenza permanente dello spirito umano, questa perenne tentazione, potremmo dire così, è comprensibile, o almeno questa è la così, traccia di lettura che vi voglio offrire, è analizzando la natura del peccato dei progenitori. La natura del peccato dei progenitori, che tutti voi avrete senz'altro in mente, perché se non altro tutti conoscono la storia appunto del giardino dell'Eden, dell'albero, la proibizione di mangiare il frutto che viene mangiato, il serpente che tenta, la donna, poi la donna convince l'uomo, insomma il frutto viene mangiato, tutti penso abbiate in mente la narrazione di Genesi. Ebbene, però forse non tutti avete magari riflettuto su quale sia la natura di questo peccato. Allora, prima cosa, penso banale, va subito escluso che si tratti di un peccato di gola, cioè non è che il peccato dei progenitori è un peccato di gola, che hanno mangiato un frutto. E non si tratta neppure semplicemente di un peccato di disobbedienza, cioè certo c'è la disobbedienza, ma potremmo dire così, l'essenza di quel peccato non è la semplice disobbedienza. Sono state tentate varie interpretazioni, alcune convincenti, altre meno. Ad esempio vi dico subito che non è convincente l'interpretazione in chiave erotico-sessuale, cioè si è detto in realtà il frutto sta a simboleggiare qualcosa, quindi in realtà non convince, non è biblicamente fondata e non convince teologicamente. Se noi andiamo a vedere il testo, Noi per capire la natura di quel peccato dobbiamo analizzare due punti. Analizzare le parole che il serpente dice per sedurre e vedere il passaggio dall'atteggiamento che avevano gli uomini rispetto a Dio. Quindi il punto è vedere le parole del serpente e come si relazionano gli uomini con Dio, cioè la prima coppia con Dio. E se voi avete presente le parole del serpente, il serpente non dice mangiate questo frutto che non so è tanto buono oppure eccetera. Il serpente tenta gli uomini con delle parole precise che sono: non è affatto vero quello che vi ha detto lui, cioè Dio, che se ne mangerete morirete, anzi se ne mangerete sarete dei, sarete come Dio. Allora vedete, l'essenza del primo peccato sta in questi due aspetti: la perdita di fede in Dio, quindi è un peccato di fede, la coppia originaria non crede più alle parole di Dio, crede al serpente e non crede a Dio, in pratica implicitamente dà del bugiardo a Dio, crede che Dio sia un bugiardo. E la seconda, diciamo, dimensione di questo peccato è il peccato di superbia, perché il serpente tenta l'uomo sotto l'aspetto della superbia: diventerete come Dio, diventerete dei. E questo, ecco, abbiamo accolto forse il cuore della proposta gnostica. Il cuore della proposta gnostica è proprio realizzare, potremmo dire così, questa antica seduzione, per quello il titolo della conferenza di questa sera. In fondo la seduzione del serpente antico si realizza nello gnosticismo, cioè si realizza, non che si realizzi veramente, perché nessuno può realizzarla, ma diciamo così, continua a insidiare l'uomo nel tutto il darsi del pensiero gnostico, cioè l'idea che l'uomo si faccia come Dio. Ma qui viene il punto a mio avviso fondamentale per capire come questo sia radicalmente antievangelico. Perché uno potrebbe chiedersi, ma è forse una cosa cattiva desiderare di essere dei, di essere come dei, di essere come Dio? Di per sé no, non è cattivo, non è una cosa cattiva, è una cosa buona, è un bene.
E allora dove sta il peccato? Il peccato sta nel desiderare diventare come Dio, cioè dei, con le nostre forze. E lì il peccato. Il peccato sta nella pretesa di conquistare la partecipazione alla natura divina e non di riceverla invece come grazia. E si capisce subito la radicale differenza tra il Vangelo e appunto quello che si è detto l'antievangelo gnostico in questo aspetto. La buona novella ci presenta la prospettiva della divinificazione, ma ce la presenta come un dono gratuito. L'essere figli di Dio, l'essere partecipi della vita stessa di Dio è grazia. Mentre invece la prospettiva gnostica, che è quella appunto del peccato dei progenitori, è diventare come Dio strappando a Dio questa condizione. Quindi è uno scalare il cielo, potremmo dire così, un conquistare con le forze umane ciò che è proprio di Dio. E allora lì sta l'essenza appunto del pensiero gnostico, l'autodivinificazione dell'uomo, perché non è peccaminosa la divinificazione dell'uomo. Il cristianesimo con il battesimo ci divinifica, ci fa partecipi della natura di Dio, ma non è una autodivinificazione. Il peccato sta nella autodivinificazione, l'uomo che si fa Dio, non che riceve da Dio per grazia la partecipazione alla vita divina. E allora qui sta, potremmo dire, il cuore del peccato dei progenitori e dunque del pensiero gnostico, che poi, e qui permettetemi una piccola, è la stessa essenza, come peccato, del peccato angelico. Qui la prendo un po', ma non esco fuori strada, perché abbiamo visto come per gli gnostici stessi Lucifero sia un personaggio per loro importante, perché rappresenta appunto il ribelle all'ordine del creatore e colui che avrebbe insegnato agli uomini a ribellarsi a questo creatore crudele. Quindi diventa importante capire anche qui la natura del peccato angelico, cioè del primissimo peccato, che se il peccato di Adamo ed Eva è il primo, quello degli angeli è il primissimo, diciamo così. Ebbene, anche il peccato, il peccato angelico è interpretato e dai padri della Chiesa e ad esempio dal dottore comune, cioè da San Tommaso d'Aquino, come appunto un peccato di superbia. Il peccato di Lucifero è un peccato di superbia e ha le stesse caratteristiche in fondo, con la diversità della natura diversa del peccatore, lui angelo, Adamo vedeva uomini, ma in fondo le stesse caratteristiche, cioè questa volontà di autodivinificazione. Io mi sono appuntato alcune frasi così che possiate ascoltare dalla voce stessa dei padri di San Tommaso alcune considerazioni sul punto. Sant'Agostino scrive nel De Civitate Dei: il diavolo non è lussurioso, né ubriacone, né altre cose simili, è invece superbo e invidioso. Qui Sant'Agostino ci ricorda come il diavolo non pecchi sotto l'aspetto appunto della fragilità nel rapporto con le cose create. Cioè il diavolo non è attratto, Lucifero, diciamo, non è attratto dalle cose create. Non commette peccati di lussuria, di gola. La sua unica, diciamo, perversione è una perversione dell'intellettuale, dell'intelletto e della volontà, ed è una perversione relativa alla superbia e all'invidia. E questo lo troviamo anche confermato dalla Sacra Scrittura, perché noi in Isaia leggiamo parole attribuite appunto a Lucifero: salirò al cielo e sarò uguale all'Altissimo. Vedete allora qual è il peccato di Lucifero: voler scalare il cielo ed essere uguale all'Altissimo. E allora si capisce anche il nome di colui che la rivelazione ci dice essersi opposto militarmente tra virgolette a Lucifero, cioè l'arcangelo Michele. Il nome Michele vuol dire chi è come Dio. Ma che senso avrebbe che Michele si chiamasse chi è come Dio se l'avversario non avesse voluto essere come Dio? Quindi Lucifero è colui che ha voluto farsi come Dio, con le sue forze, auto farsi Dio. E ancora, sempre Sant'Agostino, nella questione sul Vecchio Testamento, scrive: Lucifero volle essere chiamato Dio.
Allora vedete, vediamo proprio qual è sempre, torna sempre il tema, l'autodivinificazione. E San Tommaso ci ricorda che il peccato dell'angelo non può che essere la superbia, cioè non può essere un altro tipo di peccato. Il diavolo non può commettere altri tipi di peccato. Non può essere, ad esempio, non può peccare appunto per attrazione verso le creature. L'unico peccato che commette Lucifero è un peccato di superbia. E San Tommaso si chiede anche in cosa consista questo peccato di superbia, ed è interessante vederlo per capire, al di là adesso della questione angelologica, ma proprio per il nostro argomento, perché poi ci aiuta a capire tante altre cose. San Tommaso allora si chiede in cosa consiste questa superbia, e la risposta di San Tommaso è: aver tentato da parte di Lucifero di conseguire la beatitudine promessa, perché Lucifero nel momento in cui è stato creato ha ricevuto da Dio la proposta della beatitudine, cioè la proposta della grazia. E il peccato di Lucifero è aver tentato di conseguire la beatitudine promessa contando solo sulle sue forze. Cioè il peccato di superbia di Lucifero è voler raggiungere quella beatitudine che Dio gli offre, ma raggiungerla con le sue forze, non come dono di Dio. E questo Tommaso lo scrive nel commento al Vangelo di Giovanni. E poi ancora dice che il peccato di Lucifero consiste nel rifiutare l'amicizia di Dio per essere simile a Dio con quella beatitudine naturale, cioè naturale dell'angelo ovviamente, senza la grazia. Cioè in fondo il peccato di Lucifero è rifiutare la grazia, perché la grazia vorrebbe dire accettare qualcosa come dono e non come conquista delle proprie forze. E ancora, e qui Tommaso conclude questa argomentazione, dice che sempre il peccato dell'angelo è voler essere simile a Dio, nel senso di voler compiere opere esclusive di Dio, cioè in qualche modo volersi sostituire a Dio nelle sue opere. Ad esempio, tornando al discorso degli gnostici, sostituire la creazione con un'altra creazione. Il demonio rifiuta la creazione di Dio perché vorrebbe fare lui una sua creazione. E poi ancora, San Tommaso dice che dopo aver peccato di superbia, il secondo peccato che commette Lucifero è quello dell'invidia. E lui dice che il demonio è invidioso del bene concesso all'uomo e dell'eccellenza divina. Cioè, il diavolo è invidioso di due cose: del bene che Dio concede all'uomo e dell'eccellenza, del fatto che Dio sia eccellente sopra ogni cosa. Il diavolo invidia queste due cose. E allora vedete, qui abbiamo forse colto il nocciolo perenne della questione, perché abbiamo visto quello che è stato, visto brevissimamente, quello che è stato il movimento dello gnosticismo tardo antico. Abbiamo però visto che questo movimento portava in sé un germe che era antico quando è antica la creazione, se vogliamo stare al peccato angelico, se no quanto è antico l'uomo, peccato del progenitore. Allora, se c'è questo germe, potremmo dire radicalmente antievangelico, cioè questo germe di una, potremmo dire così, di una proposta alternativa alla proposta di Dio, un'altra proposta, che è la proposta di Lucifero, cioè la proposta che al progetto di Dio ne contrappone un altro, e anche in modo insidioso, perché tante volte questa contrapposizione non è aperta, ma è tentando di reinterpretare la stessa rivelazione divina. Allora la domanda che ci poniamo adesso per arrivare alla seconda parte di questa conferenza è: se nella modernità, cioè nell'epoca che noi viviamo, in quella che ci ha un po' preceduto e che ha determinato i nostri anni, si diano questi tratti. Allora questo è interessante, perché ci sono alcuni autori che hanno proprio fatto questi studi, cioè che si sono posti in questo ordine di idee, vedere se i principi gnostici siano anche principi della modernità. Ovviamente se noi cercassimo nella modernità una stretta corrispondenza tra il sistema di pensiero del movimento tardo antico e le proposte filosofico-culturali dell'oggi, difficilmente li troveremo, cioè una stretta
come dire, specularità, perché oggi nessuno parla di eoni, parla di, non so, due dei, cioè tutte queste cose qui, o meglio, se qualcuno ne parla sarà qualche setta, ma nella cultura corrente, diciamo, il linguaggio dello gnosticismo tardo antico non c'è. Però se è vero, come è vero, che dietro a questo linguaggio datato, legato ad una particolare contingenza storica, c'è quell'essenza che abbiamo visto, allora chiediamoci se questa essenza ci si dà anche nella modernità. E così, prima di arrivare a degli autori che hanno affrontato proprio questo tema in modo sistematico, io butto lì giusto un nome che noto penso ai più, Carl Gustav Jung, uno dei padri della psicanalisi, in modo particolare della psicologia del profondo, insomma varie. Ma è interessante perché Jung, che quindi è in qualche modo un padre della contemporaneità, perché insomma sappiamo bene come il pensiero psicanalitico e quello junghiano in modo anche significativo ha influenzato anche la cultura di massa attraverso tante cose, attraverso romanzi, film, cioè che hanno diffuso quelle idee che erano legate a quel mondo specifico che appunto è quello della psicanalisi, che ormai sono ben oltre i confini della psicanalisi ma sono cultura di massa. Ebbene, Carl Gustav Jung si presentava lui stesso come un gnostico e lui ha scritto un saggio intitolato Sette sermoni ai morti, in cui colui che parla in questi dialoghi, questi sermoni, che ovviamente è lui, perché avendoli scritti lui, semplicemente è una finzione letteraria, mentre un altro nome, ma è significativo il nome che lui sceglie per impersonare se stesso all'interno di quest'opera, e lui sceglie proprio il nome di Basilide di Alessandria, che era uno dei grandi maestri dello gnosticismo tardo antico. Quindi questo ci fa capire come per Jung la teologia gnostica sia la proposta religiosa più affascinante e quella che lui in qualche modo cerca di reinterpretare in chiave contemporanea e di rendere fruibile nei nostri giorni. E lo fa come? Lo fa ovviamente spostando il punto di vista, se il punto di vista dei tardo antichi, degli gnostici tardo antichi, era Dio, quindi la questione degli gnostici era: c'è un Dio solo? No, ce ne sono due, il Demiurgo, il Dio Supremo, la Materia. Jung sposta tutto questo sul piano del Io, cioè toglie una D, potremmo dire così, volendo. Cioè lo porta a livello di interiorità dell'uomo. Ma, diciamo, portato a questo livello, quindi ad un piano di interpretazione della persona umana, dell'interiorità umana, applica all'uomo le stesse chiavi interpretative che gli gnostici applicavano all'interpretazione del mondo. Allora vedete come, per esempio, un pensiero come quello della psicanalisi junghiana sia tutt'altro che indifferente rispetto a una corrente antichissima come quella dello gnosticismo. Ma veniamo ora agli autori che hanno affrontato sistematicamente la questione, proprio sul rapporto gnosi-modernità. E uno di questi, anzi forse il più noto, è certamente il filosofo e storico naturalizzato statunitense Voegelin. Lui scrive alcune opere molto interessanti, tra cui La nuova storia politica, Ordine e storia, Politica e gnosticismo, in cui lui proprio intende la modernità, ovviamente anche qui precisiamo perché sennò si rischia di essere fraintesi, tutti questi autori quando parlano di modernità non intendono l'epoca storica, diciamo, semplicemente come dato cronologico, cioè un anno piuttosto che un altro, e non intendono neppure la modernità come l'insieme ad esempio delle condizioni di vita materiale, cioè non so, il fatto che ci sia l'aeroplano e invece nel Medioevo non c'era l'aeroplano, o la macchina con motore a scoppio, o la lavatrice, eccetera, o la penicillina, eccetera, ma intendono per modernità propriamente il pensiero filosofico moderno, i sistemi ideologici moderni, questo lo intendono per modernità. E allora questo autore, appunto Voegelin, sostiene che la modernità è proprio la realizzazione dello gnosticismo, cioè nelle diverse ideologie della modernità,
il liberalismo, il marxismo, il nichilismo, eccetera, si danno parziali e aggiornate realizzazioni del pensiero gnostico. Tant'è che lui parla della legge, lui scrive questo dicendo che la legge della storia moderna, ciò che fa la modernità, è proprio, diciamo, come dire, il cuore gnostico, lo gnosticismo, e riconosce in questo una radicale antitesi al cristianesimo. Quindi anche questo è significativo, come proprio questo autore riconosca nella modernità una antiteticità rispetto al cristianesimo, proprio in ragione della natura gnostica della modernità. Un altro autore che ha affrontato questi temi con interesse, profondità e purtroppo poco tempo, perché è morto giovanissimo, pur essendo stato riconosciuto come grande maestro da grandi maestri, adesso dico il nome, dico poi chi lo ha elogiato, Emanuele Same Clodovici, qualcuno forse ha sentito nominare il figlio, Giacomo Same Clodovici, ma il figlio, diciamo, è un bravo filosofo, ma diciamo così non ha segnato la storia della filosofia italiana. Il papà, Emanuele, ha proprio segnato la storia della filosofia italiana, pur essendo morto giovanissimo, perché morì in un incidente stradale che era proprio, adesso non vorrei sbagliare, ma forse non aveva neanche 40 anni, comunque era giovanissimo. E giovane professore, aveva appena ottenuto, insomma, la cattedra universitaria, insomma, e la sua opera principale si intitola proprio Metamorfosi della Gnosi. E quest'opera, per quello dico, ha segnato la storia della filosofia italiana e forse non solo italiana, perché fu elogiata dai grandi maestri del pensiero filosofico cattolico. Augusto del Noce ne scrisse gran bene, insomma, e anche altri autori. Proprio perché questo giovane professore della Cattolica di Milano, lui insegnava la Cattolica di Milano, fece una ampia analisi dei principali movimenti della contemporaneità. Quindi lui tratta ad esempio del femminismo, tratta del positivismo, tratta del marxismo, cioè affronta tanti movimenti ideologico-culturali e rintraccia in tutti questi movimenti culturali come ultima radice proprio il dato gnostico. Ovviamente, cosa intendo quando dico il dato gnostico? Lo stesso vale per Wögelin prima. Intendo quei punti essenziali che avevamo visto prima, cioè sostanzialmente la contrapposizione tra, potremmo dire così, lo spirito e l'ordine creato. Ovviamente in questi autori moderni non è più tanto lo spirito di un Dio supremo, in cui nessuno ci crede più, ma quanto lo spirito umano. Quindi una contrapposizione tra lo spirito umano e l'ordine creato, il fatto che l'uomo deve diciamo autotrascendersi con le sue forze. Anche qui ovviamente nessuno parla più di autodivinificazione, semplicemente perché è cambiato l'orizzonte, nessuno interessa più farsi come Dio perché non credono più in Dio, ma autotrascendere, sì, cioè l'uomo che supera se stesso con le sue forze, quindi questo slancio prometeico che è tipico, insomma, di un po' di tanti movimenti della modernità, e così via. Quindi questi caratteri, appunto, potremmo dire così, permanenti della gnosi, sia Wögelin che Same Clodovici li riconoscono nella modernità, soprattutto Wögelin. Same Clodovici affronta invece piuttosto la contemporaneità, quindi tutto il discorso marxismo, femminismo, positivismo e così via. Ci sono poi degli autori ancora più vicini a noi, e questi due, forse tre autori, anche se il terzo non ha parlato in modo diretto di gnosticismo, sono un teologo argentino, Don Julio Menville, che lui ha affrontato la questione, praticamente, soprattutto lui era interessato allo studio del comunismo, però non solo, e ha riconosciuto e nel marxismo e anche in altri movimenti della contemporaneità proprio le tracce. Lui è ancora più specifico, perché lui scrive un saggio nel 1970 che si intitola Dalla Cabala al progressismo. E cosa lui sviluppa in questo testo? Lui parte da questa analisi. Lui dice: una delle matrici dello gnosticismo è l'eterodossia ebraica tardo antica, cioè quei movimenti, chiamiamoli ereticali, applicando un concetto cristiano al giudaismo, ma diciamo alcuni movimenti ereticali dell'Israele tardo antico.
Questi movimenti ereticali dell'Israele tardo antico sono poi confluiti, hanno fatto da serbatoio che ha alimentato lo gnosticismo. Quindi lui va a studiare la cabala di questi movimenti ereticali ebraici, quindi potremmo dire l'interpretazione esoterica delle scritture che si dava in questi movimenti ereticali dell'ebraismo, e trova dei punti importanti circa appunto soprattutto l'autodivinificazione e appunto il rifiuto delle norme morali, cioè dell'ordine creato, e trova questi punti e poi li applica, potremmo dire così, come punto di confronto con invece le tendenze che lui chiama progressismo, e intendendo per progressismo di fatto tutto quel filone della cultura, poi lo scrive negli anni 70, quindi capite bene a cosa si riferiva, cioè marxismo e oltre marxismo. Quindi questo autore è molto interessante perché appunto fa questo lavoro di parallelo tra mondo tardo antico e contemporaneità. Le opere di Menville sono moltissime, ma insomma è inutile citarle. È interessante la sua analisi storico-filosofica, teologica, insomma, in cui lui riconosce l'esistenza di questo processo, potremmo dire, parallelo e contrapposto alla rivelazione divina e quindi al progetto di Dio sull'uomo, appunto sin dalle origini dell'umanità. Ma allo stesso tempo riconosce una svolta significativa, e lui dice con una potente accelerazione, a partire dal Rinascimento. Rinascimento, lui parla di... non è che la sua sia una critica esclusivamente al Rinascimento, perché poi entra dentro tante cose. C'è anche il passaggio dalla filosofia appunto scolastica alla fine della scolastica, il passaggio alla filosofia moderna, ma comunque, l'inizio della modernità, quindi grosso modo il 1500. E per appunto Don Menville, in quell'epoca lì si dà una potente accelerazione nell'affermazione, soprattutto in Europa, di questo pensiero appunto gnostico, con l'uomo che si pone al centro, l'uomo che si concepisce capace di autotrascendenza, appunto di superamento di sé con le proprie forze, sostituzione dell'ordine creato con l'ordine voluto dall'uomo e così via. Altri due autori, ma giusto brevissimamente poi volgiamo verso le conclusioni. E uno è Don Ennio Innocenti, che è un teologo romano ancora vivente, anche se anziano, ma sono ancora vivente, e lui ha dedicato 40 anni di studio proprio al tema della gnosi, ma lui non ha studiato la gnosi come fenomeno tardo antico, lui ha proprio studiato la gnosi moderno contemporaneo, che lui giustamente, riprendendo i padri, chiama gnosi spuria. Infatti uno dei suoi libri si intitola proprio La gnosi spuria, perché giustamente, come già fecero i padri, in particolare pensiamo a San Clemente d'Alessandria, non dobbiamo consegnare agli gnostici e neanche agli neognostici il termine gnosi, perché San Clemente diceva sempre: i veri gnostici siamo noi cristiani, cioè i veri coloro che hanno la conoscenza, gli altri sono dei falsi gnostici, cioè hanno una falsa gnosi. E quindi anche Don Innocenti parla di gnosi spuria, ma al di là dei termini lui fa un'analisi proprio che mette in luce come in tante correnti di pensiero della modernità barra contemporaneità, in particolar modo lui analizza anche molto bene la psicanalisi, ma analizza insomma tante correnti di pensiero, e riconosce proprio questa matrice gnostica della modernità. E veniamo allora a una sintesi, anche proprio per, al di là di questi autori, che era importante dire proprio per far comprendere come non sia semplicemente una ipotesi campata lì, quella della presenza gnostica della modernità, ma c'è proprio un ampio gamma di studi sul tema. La modernità può dirsi gnostica. Allora, se per modernità intendiamo, come la intendono questi autori, un insieme di filosofie barra ideologie, cioè un sistema di pensiero, ecco, allora io mi sento di dire senz'altro sì, o quantomeno senz'altro con forti tratti gnostici,
forti tratti gnostici ci sono presenti nella modernità. Ad esempio, qui lo sottopongo anche al vostro giudizio, se noi pensiamo all'antirealismo della modernità, cioè cosa intendo per antirealismo? Intendo la affermata incapacità della ragione di cogliere la realtà così come la realtà è. Questo chi ha magari qualche ricordo di filosofia al liceo sa che proprio con la modernità, filosoficamente parlando, nasce così, cioè nasce come una messa in questione delle capacità della ragione. Ebbene, questo antirealismo della modernità porta ad una negazione o svalutazione, a seconda dei diversi autori, di quello che è l'ordine dato nelle cose. Perché se io non posso conoscere la realtà, non ne posso neanche conoscere l'ordine. Se non ne posso conoscere l'ordine, questo ordine non conosciuto o conosciuto solo, come dire, deformato da delle lenti attraverso cui lo conosco, non potrà essere una vera e propria norma, quindi non potrà essere un criterio per l'agire umano. E questo cosa comporta? Comporta appunto a, potremmo dire così, un antinomismo della modernità, antinomismo nel senso di antinomos, contro legge, ovvero sia una diffidenza, un rifiuto di ciò che è una norma alla condotta umana che venga dalle cose stesse, dalla realtà delle cose e non dalla volontà dell'uomo. Quindi questo rifiuto dell'ordine creato, potremmo dire così, di un ordine che si dà nelle cose perché così sono state create, è sicuramente presente, anzi evidente sotto gli occhi di tutti nella modernità, ed è sicuramente un tratto gnostico, perché è un tratto in fondo di rifiuto dell'ordine del creatore, ovviamente con forme diverse rispetto a quelle del periodo tardo antico, perché dicevamo sono cambiate le categorie. Oggi non si tratta tanto di dire che l'ordine creato l'ha voluto un demiurgo cattivo, si tratta quanto piuttosto di disconoscere l'ordine stesso, disconoscere ad esempio che il creato abbia un ordine e questo ordine sia normativo per l'uomo. Altro discorso, ad esempio, tutti avrete sentito, almeno se non altro così come nome, dopo magari non avete fortuna vostra letto sue opere, perché non vi consiglio di leggerle, però il nome l'avrete sentito, quello di Jean-Paul Sartre. Ecco, Jean-Paul Sartre è uno dei grandi maestri del pensiero contemporaneo, filosofo francese, uomo insomma che ha segnato un'epoca, potremmo dire così. Ebbene, se uno dovesse riassumere in una frase il pensiero, è sempre difficile riassumere il pensiero di un filosofo in una frase, ma se si dovesse fare, la frase che riassume il pensiero di Jean-Paul Sartre è questa, che è: l'essere, l'esistere, precede l'essenza nell'uomo. Questo cosa vuol dire? Perché detta così magari uno non dice boh. Concretamente cosa significa? Significa che per Sartre non esiste una natura umana, perché l'uomo prima esiste e poi è uomo, perché se l'esistenza precede l'essenza, l'essenza vuol dire ciò che uno è, cosa uno è. Quindi Sartre dice che l'esistenza mia, per esempio, precede la mia essenza di uomo, cioè precede quello che sono, ovvero sia che quello che io esisto e poi quello che sono dipende da quello che io decido di essere. Quindi non si dà una natura normativa. E questo, al di là di quello che poteva dire Sartre, perché uno potrebbe dire beh, l'ha detto lui, contento lui, eccetera, ma esprime una tendenza di pensiero che, se voi vedete, è diventata cultura popolare, cioè è diventato un tratto della contemporaneità. L'affermare, ad esempio, che l'essenza, cioè ciò che uno è, dipende da quello che decide lui. Quindi che non esiste una realtà oggettiva che lo fa essere quello che è, ma io sono quello che voglio essere. E anche questo è un tratto tipicamente gnostico, cioè un tratto in cui, potremmo dire così, lo spirito umano, la volontà umana, è chiamata a liberarsi da quelli che sono i condizionamenti della realtà, a partire dalla propria realtà. E capite bene quali sono le implicazioni in tutti i campi, perché qui si può arrivare si possono aprire ampi, come dire, spazi di applicazione di questo principio. Il più banale, per dare proprio la cronaca, insomma,
aprire tanti campi, perché ad esempio io per l'impegno d'ufficio mi sono occupato qualche anno fa di transumanesimo, perché l'osservatorio di cui sono membro ha dedicato un bollettino al tema. Bene, il tema del transumanesimo è attualissimo, anche se poco dibattuto, poco conosciuto, ma va in questa direzione. Transumanesimo vuol dire un superamento dell'uomo, trans oltre l'uomo. Ed è una tendenza che implica proprio questo, cioè il fatto che l'uomo possa scegliere con la sua volontà di andare oltre il suo essere uomo. Ad esempio con le modificazioni del DNA, oppure con l'innesto di parti robotiche nel proprio corpo. Cioè un trascendere la specie umana in ragione di quello che si vuole. E queste sono tendenze che fanno parte dei nostri anni, della nostra contemporaneità. Ma se uno le analizza filosoficamente, vede che sono in fondo, hanno come cuore la stessa visione dell'uomo, di Dio, o insomma, parlare di Dio della contemporaneità un po' difficile, pensare alla contemporaneità, e vorremmo dire così, dell'ordine della realtà che caratterizza il pensiero gnostico. Lo stesso tema della libertà, ecco un altro punto essenziale, della modernità che lo connette alla gnosi. Il tema della libertà, avevamo visto come per gli gnostici la ribellione di Lucifero, la ribellione di Adamo ed Eva, la ribellione sono positivi, perché la libertà è intesa come liberazione da un vincolo, il vincolo che mi dà il creatore, per esempio nel caso di specie. Questa concezione della libertà come rottura del vincolo, quindi non la libertà come la intende la tradizione cristiana, come la intende Sant'Agostino, come la intende, insomma, chi ha in mente un po', insomma, la concezione cristiana della libertà, e nemmeno come era concepita classicamente, ma la libertà come appunto superamento del limite. Questa concezione della libertà come rottura del limite, come oltrepassamento del limite, che è chiaramente gnostica, perché appunto è dagli stessi gnostici esplicitata, beh, è facilissimo riscontrarla nella modernità. L'uomo moderno intende la libertà proprio così, come un oltrepassamento del limite, anzi come una negazione di qualunque limite, perché qualunque limite sarebbe un ostacolo alla propria realizzazione, al proprio essere veramente liberi. Quindi proprio questa concezione della libertà come rottura del limite, come negazione del limite. Allora vedete, questa presenza della gnosi diversamente declinata, perché ad esempio degli autori che abbiamo brevemente citato, che hanno affrontato il tema della natura gnostica della modernità, ovviamente ciascuno ha analizzato un aspetto, e per esempio un Vogelin mette l'accento sulla dimensione politica, cioè mette l'accento su come le ideologie politiche della modernità incarnino un pensiero gnostico, quindi lui chiaramente parla di una gnosi secolarizzata, di una gnosi che diventa progetto, diciamo, politico di trasformazione della società, e quindi parla del marxismo, parla di... Ma ci sono invece autori che hanno messo in luce più l'aspetto antropologico, per cui come viene concepito l'uomo. Allora l'uomo viene concepito, abbiamo visto, come un essere che non ha una natura, un essere che si autodetermina, cioè che decide lui quello che deve essere, e così via. Oppure ci sono autori come lo stesso Jung, che abbiamo citato, che non è un autore che studia, che non è uno di quegli autori che si interroga se la modernità sia gnostica, ma è uno di quegli autori che si cimenta a far sì che la modernità sia gnostica, perché lui, potremmo dire così, traduce lo gnosticismo in categorie psicologiche, in categorie appunto della psicanalisi. Ovviamente lo fa con un'altra chiave ancora, che è la chiave appunto, potremmo dire così, della liberazione dell'io. In fondo per Jung quello che per gli gnostici antichi era un conflitto tra due dei, per Jung diventa tutta una lotta interiore alla psiche umana. Però vedete, in tutte queste diverse sfaccettature possiamo riconoscere appunto un tratto o dei tratti costanti. Questi tratti costanti, e qui volgo proprio a chiudo, sono, se uno dovesse dire quali sono proprio i punti essenziali che caratterizzano, potremmo dire, quella gnosi perenne, cioè quella gnosi che non è di questo tempo o di un altro tempo, ma è appunto una gnosi che connota questa
tentazione che va da Adamo ed Eva fino ai nostri giorni, ed è quello della autodivinificazione o, per dirla in chiave moderna, l'autotrascendenza. Perché ovviamente, come dicevamo, per un moderno non parla di autodivinificazione, ma il concetto è lo stesso, cioè l'uomo che supera se stesso con le sue proprie forze. La perdita dell'identità personale, perché per lo gnostico tutto ciò che è limite è male, tutto ciò che è vincolo è male, compreso i limiti della persona. Tant'è che per lo gnostico, e qui torno a fare riferimento agli gnostici antichi, la salvezza, diciamo così, non è una salvezza personale come è per noi cristiani. Cioè io e ciascuno di voi siamo, diciamo, chiamati alla vita eterna, ma nella nostra identità personale, nella nostra singolarità. Per lo gnostico invece la salvezza, tra virgolette, è una totale identificazione con il principio divino e quindi in qualche modo una perdita della propria soggettività, della propria individualità personale. E anche questo lo riscontriamo tantissimo nella modernità. Pensiamo ad esempio a tutto il filone della modernità che origina in Hegel. In Hegel, noi sappiamo, in Hegel, e ciò che ne deriva, cioè il marxismo, ciò che conta non è l'individuo. L'individuo è accidentale. Per Hegel l'individuo umano è un accidente, non è una sostanza. Quindi, vedete, in fondo è un'agnosi resa immanentizzata. Hegel non si pone più il problema di se l'essere umano andrà, salirà, scenderà nella gerarchia degli spiriti, eccetera. Ma applicandola in sede immanente, applica quello stesso principio, cioè della perdita dell'identità personale. E poi il terzo punto, che direi essenziale e che veramente connota tutto il quadro, è la negazione della grazia, cioè l'uomo non ha bisogno della grazia. Questo lo dicevano gli gnostici antichi, questa fu la tentazione e il peccato di Lucifero, voler essere come Dio rifiutando la grazia di Dio. Questo fu il peccato di Adamo ed Eva, cioè voler essere dei non ricevendolo come dono ma strappandolo, e questo è il peccato in fondo della modernità. La modernità si concepisce come un'epoca indifferente alla grazia, in fondo un'epoca in cui l'uomo fa con le sue forze. L'uomo si costruisce e costruisce il mondo senza bisogno di ricevere niente da qualcuno sopra di lui. L'autodeterminazione, il quarto punto, cioè quello che dicevamo, il concetto della libertà come liberazione. Io mi faccio da me e mi faccio togliendo da me tutti i limiti che mi rendono in qualche modo vincolato a qualche cosa. E poi l'ultimo punto, l'antinomismo. Questo è fondamentale, e forse il punto meno teoretico, perché è più un punto di ambito pratico, però è quello che forse noi poi nell'esperienza quotidiana viviamo di più, potremmo dire lo gnosticismo pratico che incontriamo ogni giorno, cioè il disprezzo per la norma. Tutto ciò che è norma è male per un pensiero gnostico. L'uomo deve fuggire la norma, deve cercare di combattere la norma, perché la norma è appunto ostacolo alla propria realizzazione. Quindi per lo gnostico, ad esempio, fare il male, cioè lui non lo intendeva male, fare ciò che la legge, ad esempio, del creatore dice essere male, diventava per lo gnostico un atto salvifico. Qui veramente siamo veramente al capovolgimento. Perché? Perché l'uomo, nel momento in cui pecca, diciamo così, eserciterebbe al massimo grado la sua libertà. Perché sarebbe lì che l'uomo rompe il limite, rompe il vincolo, ciò che in qualche modo gli impedisce di essere totalmente autodeterminato. Capite quanto è proprio veramente un anti-evangelo? Quindi, per quello, come dicevamo prima, ad esempio la setta dei Cainiti elogiava per esempio Caino, elogiava gli abitanti di Sodoma e Gomorra, perché li vedeva come degli uomini che proprio nella loro, proprio dove avevano peccato più gravemente, lì avevano realizzato di più la loro libertà. Non serve che vi dica io quanti parallelismi con i nostri giorni si possono fare. Allora, veramente penso che sia un tema molto affascinante da affrontare.
affrontare. Io l'ho affrontato brevissimamente, insomma, ripeto, ogni singolo punto avrebbe potuto essere ampliato, ma magari gli autori, alcuni che vi ho citato, potrebbero essere anche un invito alla lettura. Ad esempio, io mi sento, qualcuno, se siamo tutti italiani qui, io mi sento di consigliare la lettura di Same Clodovici, sia perché è stato un maestro della filosofia italiana del Novecento, e poi perché è veramente un libro molto interessante da leggere, che apre gli occhi su molte cose anche che viviamo noi tutti i giorni. Grazie. Io ringrazio Don Samuele, che tra l'altro non avevo presentato all'inizio. Molti lo conosceranno perché è stato ospitato anni fa a San Giovanni. Vi dico brevemente chi è, giusto per farvi capire perché l'abbiamo chiamato qui. Adesso appartiene alla diocesi di Trieste, è laureato in lettere con specializzazione in storia medievale, bachelor in filosofia, licenziato in storia della Chiesa, è un dottorando attualmente sempre in storia della Chiesa, è un membro della redazione dell'Osservatorio Cardinale d'Antoine, che avevamo nominato prima, il segretario della SITA, Società Internazionale del San Tommaso d'Aquino del Friuli Venezia Giulia, e scrive su riviste italiane ed estere, quindi magari vi capiterà di leggere qualcuno di suoi articoli. Detto ciò, ci sono delle domande su questo tema? È stato troppo bravo. O annoiato? No, sono tutti svegli. C'è una all'incontro. Ti porto il microfono, aspetta. Riguardo alla massoneria, mi sembra che comunque per gli ebrei, sì, in un ambito diverso dalle nuvole, sì, come l'avete detto, perché mi sembra che la massoneria in questi tempi non si viene a fare abbastanza bene per entrare da Dio e portarsi nella parte. Grazie. Posso fare una domanda? Sì. Sì. Tutti, sì. Ecco, il genere fantasy che si vede nella filosofia, no? Cioè, se può essere ascrivibile a un messaggio di prima. Allora, rispondo un attimo sulla massoneria e per dire... Allora, il discorso massoneria, adesso io, data diciamo, la sede, anche insomma, diciamo, cerco di affrontare la risposta sul piano prettamente filosofico. Esatto, quindi potremmo dire il pensiero massonico come viene. Il pensiero massonico è sicuramente gnostico, ma per dichiarazione degli stessi massoni, cioè nel senso che il pensiero massonico è un pensiero, innanzitutto ha i tratti tipici dello gnosticismo, che sono ad esempio l'esoterismo, che sono ad esempio l'essere un sapere iniziatico, poi ha le caratteristiche dello gnosticismo, quale ad esempio l'autodivinificazione. Il massone progredisce, o meglio, crede di progredire di tappa in tappa con le forze, non appunto ricevendo una grazia, ma con le forze proprie coadiuvate da quello che è l'interpretazione simbolica che gli viene rivelata ad ogni passaggio, diciamo, di grado. Ma anche proprio la letteratura massonica, se uno legge un po', insomma, quello che scrivono anche le riviste massoniche, perché ci sono, insomma, anche in Italia, Grand Oriente c'ha la sua rivista, insomma, la Gran Loggia anche, insomma, si possono leggere. È un pensiero chiaramente gnostico anche su punti proprio, cioè manifesti, dove di fatto vanno a recuperare autori della gnosi e concetti fondamentali della gnosi, appunto la autotrascendenza dell'uomo a prescindere dalla grazia, ad esempio il discorso anche dell'antinomismo, perché noi sappiamo come la massoneria, anche da un punto di vista etico-politico, abbia sempre favorito una liberazione, tra virgolette, dell'uomo da quelli che sono i vincoli rappresentati dalla norma, e la norma naturale e la norma divino-positiva. Quindi proprio la massoneria potremmo dire che rappresenta una grande forza gnostica della modernità, questo è indubbio. E mi ero appuntato, pur non conoscendo la domanda ovviamente, come rispetto alla lettura positiva di Lucifero, uno dei, diciamo, delle realtà che hanno portato avanti questa lettura positiva di Lucifero nella modernità, contemporaneità, sia proprio la massoneria.
è, diciamo, un autore premasonico che ha, diciamo, esaltato il ruolo di Lucifero, è Lessing. Lessing, quindi, diciamo, autore premasonico, ma è senz'altro esponente dell'illuminismo, lui vede proprio in Lucifero addirittura quasi l'identificazione con Dio, cioè in fondo Lucifero sarebbe il Dio positivo, perché il creatore è il Dio che in qualche modo blocca la libertà dell'uomo, che crea, che in qualche modo imprigiona l'uomo, mentre Lucifero è il liberatore. E la massoneria ha un'idea sostanzialmente simile. In molte pubblicazioni massoniche, ora un po' meno per ragioni, come dire, di convenienza loro, cioè che non gli è molto conveniente dire apertis verbis che sono luciferiani, ma Lucifero viene presentato come un'incarnazione della ragione, ad esempio, per cui sarebbe in pratica il proto-illuminista, cioè in fondo Lucifero sarebbe colui che apre gli occhi all'uomo, che fa sì che l'uomo inizi a pensare liberamente. E lo stesso si potrebbe, ecco, questo non è direttamente collegato con la massoneria, però mi ero appuntato anche questo, allora magari lo dico perché può essere di interesse. Ad esempio, una corrente di pensiero che ha influenzato molto, anche se non in modo aperto, ha influenzato molto la contemporaneità, è la teosofia. La teosofia è questa corrente esoterica nata da questa, insomma, strano personaggio russo, che è questa Madame Blavatsky, quindi russo francesizzato, e questa praticamente è una sorta di nuova religione, in fondo, di religione esoterico, occultistico, insomma, che mescola tanti aspetti, orientaleggiante, insomma, mescola tante cose assieme. Ma la cosa che interessa per il nostro argomento è che nella teosofia Lucifero è dichiaratamente proprio presentato in modo positivo. Cioè, voi pensate che quando la Blavatsky fonda la rivista ufficiale della società teosofica, il titolo che dà alla rivista è proprio Lucifer, quindi la rivista si chiama Lucifer. E la casa editrice che pubblica i testi della Blavatsky e i testi, diciamo, in generale della società teosofica, si chiama Lucifer Trust. Ma, e qui è interessante, perché la Lucifer Trust esiste ancora, non è scomparsa, e ha cambiato solamente nome, cioè non si chiama più Lucifer ma Lucis, ma è la stessa identica società che semplicemente ha cambiato nome, ma togliendo qualche lettera, ma è la stessa identica società, ed è una società oggi di considerevole peso, cioè non è una stanzetta in un condominio con quattro libri, è una società di grande peso che esercita anche un ruolo, come dire, a livello internazionale, diciamo così. Ovviamente oggi non si occupa più principalmente di pubblicare libri, ma è una grande organizzazione culturale, tra virgolette. E per loro chiaramente Lucifero rappresenta un modello positivo, perché per loro Lucifero è colui che porta il progresso, che porta la libertà, che porta l'indipendenza, detto dal tema, la libertà come rottura del vincolo. Lucifero mi libera dal vincolo di Dio, quindi è bene, è positivo, perché rende l'uomo maggiorenne, potremmo dire così. Allora vedete, questo c'è sicuramente nella cultura contemporanea anche questo filone esoterico che riguarda la massoneria, ma riguarda anche altre realtà, come appunto la teosofia oppure altri ambiti, che non sono semplicemente, qui concludo la risposta, non sono semplicemente, come dire, qualcosa di legato a poche persone che aderiscono a questa realtà. Uno dice: quanti sono gli aderenti alla società teosofica? Non so, in Italia saranno 200 persone, 300 persone. Cioè, beh, allora non contano niente, sono un gruppetto, così. Ma è l'influsso culturale che esercitano, perché ad esempio la società teosofica ha, diciamo, da due secoli propagandato tutta una serie di idee, che sono sostanzialmente le idee legate al mondo del paranormale, ad esempio dello spiritismo, della cosiddetta
metempsicosi in chiave occidentale, per cui se oggi tanti credono nella reincarnazione non è certo perché si sono letti i testi sacri dell'induismo, perché non sanno neanche che esistono, ma perché c'è questa cultura, diciamo, popolarizzata, che è passata attraverso questi nuovi movimenti religiosi, tra cui appunto anche la teosofia o altre pratiche di questo tipo. La questione del fantasy, allora, sicuramente come genere letterario non è gnostico, cioè non è né gnostico né non gnostico, un genere letterario vuol dire l'epico, lirico, eccetera, eccetera. Ovviamente all'interno del fantasy dipende da chi li scrive, cioè dall'autore. Ci sono autori, per esempio come Tolkien, che è dichiaratamente cattolico, che dice che i suoi testi sono espressione della sua fede cattolica, eccetera, e, oppure Lewis, anche, che si dichiara insomma, convinto, credente, eccetera, e ci sono poi invece autori che probabilmente hanno una visione dell'uomo, del mondo, che è assimilabile a quella gnostica. Se uno pensa proprio al grande successo di Dan Brown, beh, Dan Brown non so se sia definibile fantasy, direi di no, più non saprei come definirlo, come genere, sì, thriller esoterico, non so come. Per dire, Dan Brown è sicuramente un autore gnostico. Quindi sì, più che il genere. Harry Potter? Ecco, su Harry Potter, io so che Harry Potter è stato giudicato molto negativamente da valenti autori, tra cui anche, cioè non vorrei sbagliarmi, lo stesso Ratzinger ne scrisse negativamente. Perché in fondo Harry Potter presenta, adesso non saprei se sia gnostico, però senz'altro presenta una visione dell'uomo, mediato attraverso quelle che sono le categorie della magia, che non è semplicemente il mago che in tutte le favole c'è, la strega, il mago, lì è proprio un'intera struttura narrativa che ruota attorno alle pratiche magiche. Allora questo sicuramente è un problema per un cristiano, effettivamente. Quindi sì, forse più che il genere è proprio chiaramente l'autore che lo utilizza, esatto, esattamente. Un'altra domanda in tutto. Gli hai fatto il microfono o no? Okay. Io volevo solo sapere se hai qualche consiglio pratico per fare un po' di apologetica contro una mentalità che veramente è irrazionale, perché cioè, a me quello che capita di incontrare è che oggi la modernità è fondata sul fatto che tutti ci basiamo sulla conoscenza scientifica, e la conoscenza scientifica, per chi la studia davvero, presuppone un ordine rigoroso e senza il quale non esisterebbe l'universo, eppure questo prescinde dall'esistenza di Dio e quindi e dall'ordine morale, cioè è proprio una netta contrapposizione a livello proprio razionale di pensiero, eppure questo è un fondamento che ti oppongono al, perché ti dico, ma tu come fai a pensare in maniera cristiana, perché pensate per i dogmi, ma i dogmi sono una rivelazione, diverso è vedere per un discorso di induttivo che tu dall'ordine creato vai all'ordine morale, quindi questa è, cioè, è un nesso logico che è. E poi un'altra cosa, tipo delle fantasie quasi paranormali sulla Bibbia. Io ne ho sentito ultimamente che, ne ho sentite due, allora, una collegata agli alieni, che siccome l'Adonai del Vecchio Testamento è plurale, erano dei, quindi esseri sovrannaturali che sono venuti da altri mondi, perché l'universo è troppo grande per avere un unico Dio e noi cosa siamo, gli unici protagonisti, e l'altro, aspetta che me lo sono scordato perché sono delle fantasie assurde, e l'altro che gli israeliti, allora il Dio dell'Antico Testamento è un'invenzione perché gli israeliti in realtà erano i sumeri. Questa l'ho sentita, questa secondo me l'aspetta Augas, cioè un'ignoranzata storica incredibile, perché i sumeri, per chi sa chi sono, cioè anche noi ce l'hanno insegnate alle medie e elementari, i sumeri erano un popolo con le prove storiche documentate e gli israeliti erano un'altra cosa, però sì, avere un qualche consiglio magari, sì, non so, fondato su una qualche conoscenza più approfondita, perché soprattutto sul discorso degli alieni, perché sta prendendo piede, almeno io l'ho già sentito diverse volte, ma mi sembra una cosa fuori proprio da.
questo, diciamo così, questo irrazionalismo dei nostri tempi è appunto, ha fatto bene a sottolinearlo, perché noi viviamo in un'epoca che da un lato esalta la ragione, ma un solo tipo di ragione, o meglio due tipologie di ragione: la ragione delle scienze sperimentali, delle scienze esatte, che però viene esaltata e allo stesso tempo anche tenuta lì nell'angolino, perché in fondo tutti le esaltano, però ben pochi la conoscono, cioè diciamo il cittadino medio più in là del, non so, di quei quattro leggi fisiche che ha imparato alle scuole medie non sa. Quindi di fatto la ragione scientifica è, come dire, un mondo a sé, e dopo c'è la ragione puramente strumentale, la capacità di risolvere strumentalmente delle insomma, di portare a casa dei risultati, e allora lì si è tutti molto 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 razionali. Ma allo stesso tempo però viene completamente svilita la ragione nelle sue facoltà più alte. Cioè, in fondo noi viviamo in un'epoca in cui ci viene detto che la ragione non può cogliere la realtà, e quindi se non può cogliere la realtà noi non possiamo sapere veramente nulla delle cose così come sono. Ci viene detto che la ragione non è in grado di riconoscere un ordine, quindi non possiamo sapere, appunto, avere una norma che sia certa. Ci viene detto che la ragione non può assolutamente conoscere Dio, e quindi anche lì ci viene tolto l'ordine, appunto, l'ordine gerarchico dell'essere, il fatto che le cose siano disposte in un ordine che necessita, appunto, Dio come fonte di tutti gli esistenti. E noi viviamo in questa strana epoca in cui poi dominano queste mentalità irrazionalistiche, per cui trovano sfocio nelle più diverse neomitologie, e in fondo quella degli alieni è una nuova mitologia. Cioè, in fondo, oggi se uno presentasse, so, una mitologia con, non so, gli elfi, gli dèi, le ninfe, eccetera, probabilmente nessuno ci crederebbe. Se uno presenta la mitologia degli esseri spaziali, eccetera, ma in fondo è la stessa cosa, cioè è un racconto mitico per poi esprimere dei concetti, e questi concetti sono molte volte concetti gnostici, quindi non è gnostico parlare degli alieni, perché l'alieno è semplicemente un pretesto, cioè io parlo dell'alieno come potrei parlare degli dèi o di non so cosa. È semplicemente perché oggi per l'uomo contemporaneo è più credibile pensare alle astronavi spaziali e ai venusiani, non so cosa, che non pensare agli dèi o a non so cosa. Ma come fare? Lei dice un consiglio apologetico. Ma innanzitutto io direi ricominciare a usare la ragione. Noi veramente viviamo in un'epoca che ha bisogno di più ragione, ed è stranissimo, perché tante volte ci si aspetterebbe da un prete che dicesse più fede, e io vedo, certo, più fede sempre, ma io dico più ragione, perché i problemi della modernità nascono, filosoficamente parlando, dall'aver tagliato le ali alla ragione. In fondo la ragione umana, se noi stiamo ai classici Platone, Aristotele, ma e poi a tutti i medievali, e anche all'insegnamento della Chiesa, perché la Chiesa ci dice che la ragione con le sue forze può ad esempio arrivare a conoscere l'esistenza di Dio. Concilio Vaticano I ci dice questo. Allora, la ragione con le sue forze può conseguire delle verità che sono determinanti poi per l'esistenza umana, perché non è indifferente nell'esistenza di un uomo sapere o no se esiste Dio, non è indifferente per l'esistenza umana sapere se l'anima umana, innanzitutto se c'è l'anima e se è immortale, non è indifferente sapere, ad esempio, conoscere un ordine delle cose tale da fornire una regola alla mia vita, e tutte queste cose le si consegue con l'uso della ragione. Quindi è la scelta, potremmo dire così, riscoprire la ragione nelle sue forze vere, che non sono quelle di cui ci parla la modernità. La modernità, la ragione della modernità è una ragione castrata, cioè una ragione resa infeconda. In fondo, anche per venire al punto che lei diceva, cioè del saper come ci si comporta, del trarre dall'ordine del creato la norma, beh, è quello che l'uomo ha sempre fatto, quello che in linguaggio, diciamo, codificato si dice la legge naturale. In fondo, riconoscere una legge che non è frutto della volontà umana, non è che io
voglio questo, oppure un legislatore vuole questo, oppure... Ma è così, cioè è, c'è questa norma, perché questa norma riposa nell'essere stesso delle cose, cioè in modo particolare riposa nell'essere umano, che è la legge naturale umana, cioè è, come dire, ha come sua, come suo fondamento, come sua fonte, la natura umana. Però vede, anche qui, io parlo tranquillamente di natura umana, perché come ha ricordato Monica, sono, come dire, convintamente tomista. Ma in ambito moderno parlare di natura umana non è così, così, così scontato, perché già il concetto stesso di natura in modernità non è che proprio passi tanto facilmente. Quindi vedete, la prima cosa, anche lei mi dice a livello apologetico, per me è proprio fare un sano lavoro di riscoperta della ragione, ritornare a fondare la capacità conoscitiva della ragione. Questo lo si può fare a livello alto, cioè a livello di dibattito filosofico, ma lo si può fare anche concretamente proprio, come dire, ritornando a quel buon senso, potremmo dire così, cioè in fondo, ecco, la prendo un po' alla lontana. San Giovanni Paolo II, nella Fides et Ratio, parla di una filosofia implicita, cioè San Giovanni Paolo II dice: la filosofia dei grandi maestri, dei grandi pensatori, però poi dice ogni uomo in fondo è filosofo, perché ogni uomo ha per sua, diciamo, natura, in quanto essere umano, ha la capacità di conoscere alcune cose razionalmente. Quindi esiste un sapere filosofico implicito che è di ciascun uomo, anche se magari uno è analfabeta e appunto magari non ha mai neanche mai sentito nominare la filosofia, però attraverso l'uso della sua ragione conosce, innanzitutto conosce la realtà che lo circonda, le cose come sono, e poi arriva ragionando a delle verità. Allora, riscoprire anche questo comune buon senso, questo senso comune delle cose, è il primo passo per qualunque altro poi passaggio successivo per rimettere un po' in ordine le cose. Se invece poi uno vuol fare un lavoro un po' più approfondito, e ne ha il tempo, ne ha la voglia, la possibilità, ovviamente lo studio di buona filosofia, cioè di buoni autori filosofici, che sono anche contemporanei, non è che uno necessariamente deve andarsi a leggere San Tommaso, se lo fa io lo consiglio, però non è necessario, ci sono anche buoni autori contemporanei, però solidi, insomma, di filosofia realista, insomma, e poi fare proprio questo lavoro, però sul piano razionale. Prima di dell'autodeterminazione. Ecco,
l'azione, questo qui è molto sentito, avvertito, diciamo che condiziona anche i rapporti sociali, è un fatto esistenziale che esiste anche in tempi remoti. Non dimentichiamo Buddha che si autodeterminava, ecco, in questa forma scettica. Però, ecco, torno al discorso fondamentale. L'autodeterminazione oggi condiziona anche l'aspetto morale. Ecco, la mia coscienza mi dice cosa devo fare. Ecco, l'abbiamo letto in vari momenti, in varie circostanze, e non detta soltanto da loro nella strada. Ecco, quindi la mia coscienza, ecco, manca l'oggettività dell'aspetto morale. Quindi questo è per me determinante, cioè seguendo la sua valutazione, la sua considerazione di questa autodeterminazione, ecco, come pure per esempio l'aspetto dell'ideologia della liberazione. Ecco, cosa sono? Aspetti in cui l'uomo determina se stesso, costruisce se stesso indipendentemente da Dio. Ecco, volevo soltanto segnalare questi due aspetti in relazione alla sua affermazione dell'autodeterminazione. Io la ringrazio molto, è molto interessante sia i suoi spunti di riflessione che appunto questo suggerimento, e lo colgo subito proprio sul discorso dell'autodeterminazione. Ovviamente, come lei ci ricordava, l'uomo si è da sempre autodeterminato in un certo senso, e difatti l'autodeterminazione non è in se stessa negativa, cioè va specificato. Che l'uomo si autodetermini in un certo senso è proprio dell'uomo, nel senso che l'uomo, in quanto essere libero, si autodetermina, nel senso che con le sue scelte libere, come dire, compie o meno il proprio destino, cioè la propria, ciò per cui è stato creato, in un discorso, se lo vogliamo mettere in un discorso appunto la prospettiva creazionistica, oppure potremmo dire in ragione di ciò che è della sua natura. Quindi evidentemente l'uomo si autodetermina, nel senso che se io mi faccio certe scelte avrò un certo sviluppo della mia persona, se faccio altre avrò un altro sviluppo della mia persona. Quindi in questo senso è chiaro che l'uomo si autodetermina. Ma l'autodeterminazione gnostica, e della tesi che vi ho sottoposto, e quindi anche l'autodeterminazione come la intende la modernità, non è semplicemente questo. Cioè l'uomo che, in quanto dotato di libero arbitrio, in quanto essere libero, compie delle scelte, queste scelte condizionano lo sviluppo della sua persona. Ma piuttosto è la pretesa della volontà umana, quindi riguarda il volere della volontà umana di porsi senza nessun criterio che non sia il porsi stesso. Cioè l'autodeterminazione gnostica è una pretesa assoluta di, appunto, di volontà, cioè una volontà che non ha altro criterio che la volontà stessa, o per dirla in altri termini è una libertà che non vuole avere altri criteri che la libertà stessa, quindi nessun criterio, perché è criterio a se stessa. Ed è, se noi anche qui lo vediamo, è sotto gli occhi di tutti noi, cioè l'idea di una, appunto, autodeterminazione in cui colui che si autodetermina, cioè il soggetto, di fondo non riconosce nessun limite alla propria volontà di autodeterminazione, ma nemmeno un limite interno, cioè ad esempio dato dalla sua natura, perché non riconosce una natura vincolante per sé, ma è la volontà che si pone, che fa il soggetto e che farebbe la dignità del soggetto. Questo è importante. Tante volte noi abbiamo, ad esempio, avrete sentito anche nel dibattito pubblico, discorsi del tipo, non so, non è, proprio quando si parla di eutanasia o queste cose qui, si dice, ma è la dignità umana che lo richiede, intendendo, sottintendendo, che un qualunque limite alla volontà umana ne lederebbe la dignità. Questo significa avere una concezione di questo tipo della libertà, cioè una libertà che non ha altri limiti che la libertà stessa. E a conferma di questo, frase che penso ciascuno di voi avrà sentito almeno mille volte, si dice: la mia libertà finisce dove comincia quella dell'altro. Frase che si insegna anche ai bambini, ma che io trovo invece assurda, perché la mia libertà non finisce dove comincia quella dell'altro.
ma la mia libertà deve avere dei criteri, che non è semplicemente il confine, come dire, geografico, passatemi il termine, di un'altra libertà, perché io posso anche stare dentro il mio confine e usare male della mia libertà. Quindi la libertà non è vincolata esclusivamente a non oltrepassare il confine della libertà dell'altro, ma ha dei criteri propri che la dovrebbero regolare e che sono ad esempio la natura del soggetto che la esercita. Io uomo sono chiamato a esercitare la mia libertà conformemente alla mia natura umana, per esempio. Però vedete quanto questo è distante dal discorso che domina la cultura nostra. E quindi il discorso, appunto, che diceva lei dell'autodeterminazione è proprio questo, è un tema direi capitale della cultura moderna, perché la modernità ha come suo tratto proprio questa pretesa di una libertà senza criterio, cioè una libertà che ha come unico limite la libertà stessa. Ed è in fondo i principi, ad esempio, del liberalismo, quindi non intendo liberalismo del partito politico liberale, che quello poi si può entrare nel merito dei programmi politici, dico proprio il sistema filosofico liberale, il sistema filosofico ideologico liberale è proprio questo, cioè una libertà con nessun altro criterio che la libertà stessa, per cui appunto al limite si concepisce un confine geografico, per cui io non devo ledere la libertà dell'altro, però se non ledo la libertà dell'altro la mia libertà non ha criterio, cioè può esercitarsi ad libitum come voglio, e questo è. E poi ancora più radicale, il discorso dell'autodeterminazione si lega col discorso della, quello che dicevo prima riferendo alla Sartre, cioè il discorso della natura umana. La modernità non riconosce l'esistenza di una natura, dico la modernità, semplifico, diciamo gli autori prevalenti, il pensiero dominante sulla modernità, non riconosce l'esistenza di una natura, per cui il soggetto, io, non sono un uomo che agisce liberamente, ma sono una libertà che si crea da sé. Per cui non c'è una natura che ha una libertà, ma è la libertà in sé che si autoplasma. Allora, essendo una libertà che si autoplasma, capisce bene che crolla tutto, crolla il discorso sulla legge naturale, crea il discorso su tutto. Prego. Volevo dirle, a proposito della volontà, sì, ha come parametro la verità. Dovrebbe. Ma mancando questo parametro, crolla anche l'aspetto sociale del rapporto, certo, ovvio, perché diventa tutto prepotente, chi, certo, è più prepotente, chi è più forte, comanda, certo, più gli altri. Certo, esatto. Cioè la libertà, per essere una libertà, diciamo, che si dà razionalmente, dovrebbe essere vincolata alla verità, prima di tutto alla verità del soggetto che la compie, cioè la verità sulla natura umana. Ma se non c'è la verità, chiaramente resta la libertà nella sua pretesa di assolutezza, e come diceva lei, alla fine ci porta inevitabilmente alla violenza, che poi sia una violenza, come dire, esercitata brutalmente o no, ma comunque è qualcosa di in cui si afferma l'unico criterio, che è quello della forza, tutt'al più una forza limitata da una forza più grande, ed è la concezione moderna dello Stato in fondo, cioè lo Stato come quella forza più grande delle forze dei singoli cittadini, e che fa sì che le forze dei cittadini non si scontrino una con l'altra, ma è tutto un rapporto di forze. Non c'è più un ordine razionale che regola la vita delle persone. Ringraziamo ancora Don Samuele.